stavo dicendo, per i prossimi boss abbiamo bisogno di mazzi specifici. Il che vuol dire che io, da bravo youtuber, sono già andato a cercare dei mazzi specifici. Ovviamente non li ho creati io, ragazzi, perché sono una cosa... Pensare anche solo di fare un mazzo in eroica è da pazzi. Ragazzi, quindi, se volete rifarvi il mazzo, lo trovate qui. È questo qui da fare. Come vi ho già detto, ho dovuto mettere solo un abominio e mettere un golem instabile in sostituzione di un abominio, perché purtroppo non ho due abomini. Non si dovrebbe mai fare in teoria, speriamo che non ci serva. Anche se penso proprio che ci servirà. Eroica. Allora, vediamo un po'. Alla torre è fuori controllo. Allora, vedete qua, i boss in versione eroica sono estremamente impegnativi, richiederanno più tentativi e numerose modifiche al mazzo. Allora, ragazzi, evoca due piatti 1-1, ne evocava solo uno. Sarà una bella sfida. Andiamo a cercare il nostro mazzo, mazzo sacerdote, eccolo. Tra parentesi, ragazzi, vi informo che queste due sfide sono tutto sommato semplici. Cioè, sono per un'eroica sono segnate come 3 su 10 o 4 su 10 il golem della argenteria. E invece, se non sbaglio, la cosa più difficile che so in quest'ala sono gli scacchi, che sono veramente, veramente difficili, mi hanno detto. L'argenteria si sta coalizzando, siamo circondati. Mi piace il fatto che l'argenteria... Invece il fatto che l'argenteria si coalizzi. Allora, vediamo un po' cosa ci mostri. Inforziamo il nemico! Il piatto non carica, ok. Au. Ok, punta direttamente al danno, giustamente. I piatti hanno provocazione, ok. E non è più un 5-1, ragazzi, ma è un 5-5. Adesso invece devo tagliare più due subito. La brocca? Non l'avevo mai vista la brocca. Aio. Ancora aio. La smetti. Mi fa 9. Cioè, guarda, possiamo capire. No, ha vinto. LOL. Non mi ricordavo che i piatti avessero carica. Molto interessante. Avrei dovuto fare fuori il coltello, effettivamente, a pensarci. Carica e più... ha vinto! Servito! 4, 8, 12, 16... Cioè, ha stravinto! Devo fare ricomincia, ma sono già esploso. La luce porterà alla vittoria. Quando mi fai così, però. Sono tutte buone in realtà, dipende come gioca lui. L'argenteria si sta coalizzando. Siamo circondati. Attagliate la tavola! Preparate la festa! Ehi! Stavolta non hai in mano la cosa. Finito. Almeno così sembrerebbe. Servito. Ok, un 3. Cosa deve essere? Il coltello. Sì. Allora, adesso li fa apparire, quindi va bene. Contusione, non ne vedo un motivo. Ok. Sapete che vi dico, ma solo perché sono essenzialmente stupido, eh? Andiamo anche a non più due salute. Così per scherzo. Aspetta, non più tratta. Vuoi bere qualcosa? Ok, in questo caso ci è andata di straculo, perché lui sta giocando come un beota. E noi possiamo fare questo. Ok.
Ok. Più uno ai due piatti, questo fa decisamente male. Ah, quello era un... Mediv, non è il momento di dire di pensierare, ok? Ci butti in campo un'altra tazza, te ne sarei grato. Anche lui. Giro di bevande. Ok. Non chiedetemi il senso di tutto ciò. Sì, avete ragione, potrei farlo, ma no. Essenzialmente. Ucciderai anche la vestale, non ha senso. Tra le idee non brillanti, questa è la meno brillante che tu abbia mai avuto. Vuoi bere qualcosa? Cosa sta facendo? Intorchiamo il nemico! Cosa stai facendo, amico caro? Adesso io faccio più due, saluto un secondo. Ti do questa. Ho anche esplosione sacra, ma in questo caso va bene la vestale. Abbracciali. E facciamo questo. Ram. Servito. Ricordiamoci che ho giù la vestale e non posso curare. Siamo un nemico. Adesso posso curare in caso. Sto morendo. Perché hanno tutti presenti in me? Ok. Quella forchetta è un problema. Qualcuno è ferito. Ma ti fermo. Con la vestale. In realtà no, però. Ok ragazzi, voglio che faccia un po' di mosse prima di usare ancora un'altra volta la vestale. Ok, hanno carica. Ok. Ok, vedete che ho fatto bene a aspettare, perché adesso sta buttando giù carte a caso. Essenzialmente per quello, perché questo boss sembra che butti giù carte a caso. Almeno questo è quello che mi è sembrato di percepire. E ancora, tipo... Beh, in questo caso si è fatto bene, hanno 4. Aia, aia, aia. Ricordiamoci che luce dei Naru va al contrario, ok? Ok, perfetto. 11 carte, 6 carte. Un'altra contusione. Esco una carta per ogni tuo piatto. Sta finendo le carte. Non so se è un bene o un male questo. Meno più uno dei tuoi piatti. Non mi spaventano, essenzialmente. Anzi, facciamo la luce dei Naru prima e poi ci giochiamo e infliggerei 2 danni giusto per rompergli un po' le scatole. Ok. Ok, l'ingresso tagliente. Scudo saldo, pesca, sto continuando a pescare, il che mi va abbastanza bene perché tra poco inizierà la fatica. Oh, ok. Di luce non è male. Direi di rigenerare. Approvo la luce. Ok, lui ha finito le carte.
Non so quelle quattro carte cosa possono essere, seriamente. Un altro coltello. Aia. Sono belli i posti di luce, vero? Così purtroppo non vado da nessuna parte. Affronta la luce. Oh ragazzi, bisogna aspettare. Servito! Inizia a far male però lui. Ok, questo è utile. Ok, cosa mi dispiace un po' per la Vestale, perché morirà male. Ed era un 23. Adesso lui è costretto però per forza a attaccarmi a Vominio. E ha fatto la stupida copertina che esista. E mi ha pulito il campo. Ok che siete amiconi, vi rigenerate a vicenda, né, però. Lui è già in fatica da un po'. Ragazzi, mi sono accorto adesso di una cosa, che se non muore di fatica nei prossimi turni sono morto. Ho un altro Vominio io. No, non ho un altro Vominio, scherzavo. Raddoppio la salute di un servitore. Ok, tecnicamente 7, 8, 15, ci vogliono 3 turni. No, ce ne vogliono di più, però ho rigenerato vita anche a me. Si sta continuando a rigenerare vita. Ho 3 carte, cosa possono mai essere queste? Cristo, di 3 carte. Spirito divino, raddoppiamo la salute di un servitore. Una di queste è per forza quella per distruggere, non mi ricordo di averla buttata via una. Servito! Quasi finito le carte. Sono anch'io, amico. Quanto gli fa adesso fatica? Dai, dovrà morire per fatica prima o poi. Non ci credo che non muore per fatica. Gli fa 8. Il prossimo turno è morto. Ragazzi, questo si chiama vincere al cardiopalma. E nell'eroe che succede più di... Guarda, guarda se l'ultima carta non era quella che mi serviva. E muorici per la tua fatica, muorici. Il golem dell'argenteria del tubo. Oh, che disastro. Ok, ma come avete potuto capire, non è così difficile il golem dell'argenteria, perché comunque è una combinazione di carte. Gioca molto a caso, veramente, gioca tantissime cose insieme, non ho capito il perché.